Questo weekend Milano è diventata capitale mondiale dell'eSport, con le finali dal vivo della nona stagione della Pro League di Rainbow Six Siege. 8 squadre a sfidarsi e un montepremi in palio di $275.000 per il più grande evento eSport mai organizzato in Italia, sold out in appena 72 ore. Al Palazzo del Ghiaccio, edificio in stile Liberty che risale agli anni 20, sono accorse oltre 1000 persone che per ore hanno tifato i propri beniamini, acquistato gadget presso lo store e soprattutto provato in anteprima nell'area demo i nuovi operatori Nock e Warden, rispettivamente attaccante e difensore, insieme al rifacimento della mappa Caffè Dostoevsky, ossia i contenuti di Operazione Phantom Sight, presentati in occasione dell'evento milanese in diretta streaming in 14 lingue, seguito da centinaia di migliaia di utenti. Rainbow Six Siege dal 2015 ha mostrato una crescita costante in termini di pubblico e vanta ad oggi quasi 1 milione di giocatori unici solo in Italia. Protagonisti a Milano, almeno quanto il titolo Ubisoft, i nuovi PC Legion by Lenovo, main partner dell'evento. Gli atleti sul palco si sono sfidati utilizzando dei Tower T730 basati su processore Intel Core di nona generazione serie K fino al Core i9, grafica Nvidia GeForce RTX fino alla 2080, griglia di ventilazione frontale, pannello laterale trasparente e illuminazione RGB. Insomma, PC da gaming pronti ad accontentare anche le necessità dei più blasonati team eSports che hanno partecipato a questa competizione, come gli Fnatic. La finalissima però si è giocata tra i russi di Team Empire e i nordamericani Evil Geniuses, che hanno messo in scena uno scontro degno dei migliori film sulla guerra fredda USA-URSS. Ma diversamente da come ce l'avrebbe raccontata Hollywood, questa volta ad alzare al cielo il trofeo più ambito sono stati i ragazzi russi di Team Empire.